con le mani in mano gli chef non ci sanno proprio stare, neanche in quarantena. E quasi due mesi di chiusura dei ristoranti pesano e come sui conti, spesso di imprese che sono a conduzione familiare. In attesa della ripartenza, molti brand dell'alta cucina italiana e non solo stanno sperimentando il delivery d'autore, le consegne a domicilio e hanno aperto le cucine delle loro case al proprio pubblico social. Dal punto di vista emotivo posso dire, per quanto mi riguarda, che il cucinare a casa sì, è un divertimento, non ha nulla a che vedere con quello che faccio al ristorante, però sicuramente tiene viva la conversazione intorno al cibo, quindi è divertente. Per chi ha bambini piccoli ho sentito invece che è diventato un vero e proprio lavoro, un lavoro che in realtà spesso non piace fare, perché bisogna cucinare costantemente, colazione, pranzo, cena, eccetera eccetera, quindi diventa davvero pesante, anche perché poi bisogna pulire pure i domini. Quindi spero che questo periodo finisca a breve per tutti e che si ritorni a cucinare e quindi a fare quello che ci piace nelle cucine dei ristoranti. Prima del lockdown la loro comunicazione era incentrata su una narrazione atta a farci intendere che dietro ogni singolo piatto non ci fosse solo scuola di cucina e tanta esperienza, ma un vero e proprio fare sistema in un'azienda complessa, alle volte molto stressante, costruita in anni ed anni di esposizione mediatica. Ma ora le cose sono nuovamente cambiate. Come presidente degli ambasciatori del gusto, in realtà già da prima di questa situazione, di questa pandemia, avevamo contattato l'ordine dei psicologi con i quali abbiamo stretto un accordo, per cui stiamo facendo un progetto di uno studio sui fattori di stress nel mondo della ristorazione. In questo particolare periodo abbiamo chiesto ai nostri ambasciatori quali fossero le domande, insomma, più pertinenti, a cui hanno dato delle risposte, riguardavano proprio la parte emotiva, cioè come superare questo momento particolarmente drammatico. Insomma, un momento per ragionare sulla costruzione di un percorso utile, ora in fase di emergenza, ma anche dopo, quando si inizierà a ripartire, perché sarà fondamentale essere pronti anche a livello mentale. Com'è la vita del professionista della ristorazione ai tempi del coronavirus? Sicuramente l'ambito della ristorazione è stato uno degli ambiti più colpiti e quindi molti di questi professionisti hanno visto la loro vita stravolta. Mentre prima, no, avevano orari lavorativi che magari li portavo fuori casa anche fino a sera o notte inoltrata, adesso stanno a casa. Ecco, sicuramente questo può comportare ansie, paure, timori, e bisogna sapere anche in questo caso come intervenire, come possiamo utilizzare per fronteggiare questa situazione. Anche in questo caso con Ambasciatori del Gusto stiamo cercando di dare risposte ai professionisti che operano in questo settore, risposte che uno psicologo può dare, può aiutare a costruire. Una cosa, un suggerimento che possiamo dare, per esempio, è iniziare a ragionare già da adesso su una progettualità che si può mettere in campo, una progettualità diversa naturalmente di quella di prima, perché ci si trova a casa e il rischio appunto è quello di concentrarsi troppo sull'ansia e sulle paure. L'ansia è generalizzata, la paura è su qualcosa di specifico. La progettualità ci aiuta ad uscire fuori in un certo senso ed a occuparci anche mentalmente, quindi alzarsi la mattina e dire ok, inizio a ragionare su quello che posso fare. È inutile ragionare, no, solo sull'emergenza, su quello che non si può fare, ma su quello che si può fare. E la comunicazione gioca un ruolo essenziale in tutto ciò. La stessa comunicazione che ora segue i tempi e cambia. Dal commiato per la chiusura obbligata dei propri ristoranti, al ritorno all'essenzialità della cucina nel riscoprire l'intimità dei propri spazi domestici.